Buonasera a tutti. Lo speaker oggi è collegato direttamente da Quarrata alla palestra Sporting Club di Quarrata perché deve consegnare un invito a Vannacci Alessandro. Vannacci Alessandro, che le voci ci comunicano che si allena sempre, ripeto, nella palestra Sporting Club di Quarrata, proprio condotta dal famosissimo Lampis Angelo. Vediamo se Angelo ci farà entrare per consegnare questo invito. Comunque sopra su al secondo piano vi assicuro che... Buonasera, Lampis e Angelo. Io, se è possibile, sono lo speaker, dovrei consegnare un invito a Vannacci Alessandro. Ma è in palestra? Grazie, allora aspetto qua. Vannacci Alessandro? Sì, sono io. Ciao, sono lo speaker, ti dovevo consegnare un invito. Lo speaker è in cerca di novità, come sai, per questo 2017, e io ti consegno questo invito, spero che tu l'accetta. E in questo caso cosa si dice? Che lo speaker è in cerca di speaker. Come voi vedete, Vannacci Alessandro ha accettato l'invito, infatti noi siamo qui entrati all'interno della palestra. Ormai è il momento tanto atteso, il primo stadio di Lampis Angelo si è passato. Vannacci Alessandro ci ha accettato l'invito. E ma te che ci fai qui accanto? Qui ecco il primo colpo di scena, insieme a Vannacci Alessandro ci trovo anche Panconi Simone. Simone, che ci fai qua? Sei l'istruttore di questa palestra te? Davvero, io sono l'istruttore di questa palestra. Cioè, io sono venuto da Panconi Simone, istruttore, e non lo sapevo neanche, in cerca di Vannacci Alessandro. Vannacci Alessandro, dimmi una cosa, spiegaci, perché le voci di corridoio mi dicono vai in cerca di Vannacci Alessandro perché c'ha degli scoop da darti. Ma è vero o non è vero? Sì, infatti il primo scoop è proprio lui. Simone Panconi? È proprio Simone Panconi, sì. Ma scusa una cosa. Sì. Ma che squadra è? Che scoop? Partiamo da... Allora, squadra, società. Società. Sono ragazzi seri? Sono ragazzi serissimi. Infatti, se mi segui ti faccio vedere, c'è un atleta che si sta già allenando per la stagione del 2017. Vengo dietro. Seguimi. Andiamo nella stanza. No. Ma non c'è! Ci deve essere un problema. Non c'è! Non so. Aspetta, forse sento dei rumori. Gallorini! Ma cosa ci fai? Il primo acquisto, presidente, dimmi una cosa. Sì. Questo ragazzo era serio, ma doveva essere allenarsi per il 2017, ma era... Si vede, non so, si è distratto un attimo, ma sono sicuro che si riaddrizzerà facilmente. Gallorini! Sensazione, a parte subito preso in fallo, l'ha lasciato nella sala di critiche, trovarti insieme alle donne, insieme a Latino. Dimmi una cosa, sensazione di quest'annata prossima, ti stai già preparando veloce? Deve essere... Ma mi sto preparando un po' in palestra, un po' di potenziamento, sì, però ancora la bici la posso fare fine settimana. Sì, adesso possiamo andare sul secondo. È lì che si allena, eccolo, possiamo avvicinarci, sì, andiamo a sentire. Guardiamo chi è, mentre si allena. Giacomo Galligani. Giacomo, ti si ferma un attimino. Anche te oramai acquistato dalla nuova squadra e sei già in preparazione anno 2017? Sì, se abbiamo già iniziato, cerchiamo di prepararci per la nuova annata e insomma di ben figurare e cercare di portare colori davanti al gruppo. Presidente, noi ci sta continuando questo tour nella palestra. Sì. E subito il nostro obiettivo in lontananza vede altri due atleti dove noi ci avviciniamo. Sì, sono altri due atleti, uno è Marco Disep, ex dilettante anche lui, e poi c'è sì. Disep. Le sensazioni della tua bene o male inizio, si può dire, un ex dilettante. E una cosa, il tuo passato da dilettante, ritrovati ora in amatori, sensazioni? Ma dopo 3 anni di stop si riprova a riattaccare il numero alla schiena e vedere un po' che effetto fanno in quest'altro mondo per me sconosciuto. Speriamo bene per la prossima annata. Il presidente è fiducioso e sicché non posso ora altro che passare la parola a Guerrieri. Ci siamo arrivati, è il tuo momento, anche il tuo, e nuovi stimoli, nuovi colori. E cosa prevedi per questo 2017? Prevedo tanto divertimento e tanta buona compagnia.
anche una donna nel team? C'è uno scoop anche a riguardo. Allora non me lo dire, andiamo veramente a vivere. Panconi ora ci svelerà il numero segreto di chi fa il numero, pure andiamo poi in videochiamata e si scoprirà la vostra componente, l'ultimo scoop al femminile, va bene? Sta suonando Simone? Sta suonando. Presidente, intanto perché si fa questa videochiamata? Si fa questa videochiamata perché non poteva essere presente. Per un infortunio. Sicché andiamo a scoprire chi è in videochiamata componente al femminile del team, ripeto, My Bike, componente al femminile che non è potuto essere qua a palestra per un infortunio. Guardiamo un attimino chi è. E riconosciamo Annalisa Frulli. Annalisa, come stai? Abbastanza bene, dai, insomma. Non bene, però va abbastanza bene. Ma siamo in fase di ripresa? Siamo in fase. E a futura riusciamo a affrontare questa situazione perché ho buttato giù parecchio di morale, però d'altra parte è successo. Non ci si può poco. Si va avanti, si stringe i denti e spero che finisca la svelta perché voglio rimontare in bicicletta. Ok, allora io ti faccio tanti auguroni di pronta guarigione, ok? Un in bocca al lupo per questo 2017 e ti aspettiamo in sella quanto prima, eh? Va bene, grazie mille. Ciao Annalisa. Ciao Daniel, mi ha fatto piacere, ciao. Ciao. Oramai siamo arrivati alla fine e in questa ormai immagine, in questa sala spinning che il My Bike tra pochi giorni inizieranno a preparare l'annata 2017. Io vi ringrazio della vostra disponibilità, Presidente, è stato un piacere. Piacere mio, grazie di tutto Daniel. Simone Panconi, grazie della tua ospitalità nella palestra. Grazie a te. Gallorini, è stato nuovamente un piacere. Grazie Daniel, grazie mille. E lascia perdere la sala spinning, la sala donne, là, Guerrieri. Grande Daniel, quando tu ci vedi in gara facci i tuoi urli inconfondibili. E questo signore di una certa eleganza? Ti ringrazio del complimento, comunque speriamo di vederci spesso in pista, vai, entrare. E l'ex dilettante di turno inizia la sua attività e te dovrai essere proprio il filo trainante di questa My Bike. Speriamo bene di accontentare il presidente. E con questo io saluto e chiudo qua da Quarrata. Ciao ragazzi, ciao a tutti!